Il 27 gennaio è uscito, quindi pochi giorni fa, il suo nuovo singolo che anticipa l'album. E come vi aveva promesso lui stesso all'inizio della serata, torna con L'Isola delle Rose, Blanco! Il solito bastardo, e scusa se di scuse nella tasca ne ho un miliardo. Amo questa vita e questo fottuto disagio, e se piano piano mi corrode, rischio i tuoi sorrisi con le droghe. Non ci sono mai stato, son cambiato, da quando scopavamo forte nello scantinato, da quando rubavo gli anelli e te li regalavo, da quando ti spogliavi nudi e ti fotografavo. Ma mi fai sentire vivo ogni volta che respiro il tuo sapore del mio dolore. Ma se mi fai sentire vivo ogni volta che respiro, fino a rendermi uno scopo, ti ricordo che è posto. Ma volevo fossi mia, 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 come se. Se sei stato dove scelto me solo per portarti una notte insieme a me. Senza voce. La tua priorità, cerco di capire se la tua buccia è la veri. Oh oh, la voce. Non sono entrato coi fiori. Aspetta che devo parlare un attimo, gli devo chiedere che t'ha fatto. Dimmi, datemi un microfono che sono. Dimmi che cosa ti ha fatto arrabbiare. Che è successo? Mi date un gelato, per favore, aspetta, mi date un gelato. No, 9. Mi spiace a tutti. Che è successo? Purtroppo. Ah, non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce. No, allora, aspetta, calma. Sono comunque divertito. No. Non si poteva fermare, quindi. Non si sentiva a un certo punto la voce. Ma scusatemi un attimo, ma noi vogliamo sentire la canzone di Salmo, non si può non sentire la voce. Riusciamo a organizzarci e farla sentire più tardi? Ma non vi arrabbiate. Ma era divertito comunque. Hai combinato un guaio, figlio mio. Allora, calma. Dunque, adesso facciamo una cosa. Mettiamo tutto a posto, ci sistemiamo, andiamo avanti con la gara. Se tu vorrai, dopo la ricanti. Con la voce. Con la voce. Per favore.
Allora, ci giustamente possono essere arrabbiati. No, no, aspetta, mi fate parlare. Io. Sì, ma loro sì, io sono arrabbiati perché dicono: perché hai spaccato i vasi e i fiori? Qual è il problema? No, c'è un significato? No, li volevo spaccare comunque. Mi li doveva spaccare comunque, perché qual è il significato? Il significato è che non andava la voce, quindi ho detto mi diverto comunque. Tanto la musica è la musica. Vabbè. Ragazzi, bisogna divertirsi, la musica... Posso dire una cosa? Aspetta, mi fate... Scusate, la mi musica. Fate ascoltare Blanco, me lo fate sentire. La cosa bella della musica è che non bisogna sempre seguire uno schema. Ci sono delle volte in cui le cose non vanno bene, in questo caso non mi sentivo la voce, se si può rifare la faccio volentieri. Però non si sentiva, ho cercato okay. comunque di divertirmi. Allora, siccome questo è il luogo dove... No, allora, vi chiedo, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio. Perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora, un attimo. Allora, magari non è stato bello quello che avete visto e non vi è piaciuto e lo comprendo e vi rispetto il vostro pensiero. Però, se tu desideri, perché non si è potuto esibire come avrebbe voluto e come ha provato, se tu desideri tornare più tardi, al termine della gara, a cantare, noi ti diamo il palco per cantare la tua canzone. Ma volentieri, io canto anche da solo. Cioè, lo faccio perché mi piace la musica. Ok. E allora, lo farò sempre. E allora ci vediamo magari più tardi, va bene? Va bene. Ok, ci vediamo dopo, Blanco, ci vediamo dopo. Oh! Pareva che non era successo niente fino adesso. Dunque, no, ma ho capito perché avete visto sto macello, ci sarà un motivo. E gli è partita la sciabarabba, come direbbe Mollì.